Torniamo indietro nel tempo, nel bianco e nero optical di Caterina Caselli. Nessuno mi può giudicare. La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo so. Che spettacolo! Bravo, bravo, bravo. Caterina Caselli. Grazie ai nostri ragazzi, come sempre. Prendi il microfono, vieni. Cosa guardi? No, nulla, nulla. Salve a tutti. Grazie, grazie. Giorgio, vorrei iniziare da te. Eviterei queste inquadrature, Pagliussat. No, no. Pagliussat, fammi vedere per favore le gambe di questo ragazzo, scusa. Alza un pezzettino, no, no. Guarda che meraviglia. Che fanciulla che sono. Ma cosa fai? Ma invece andare a spendere i soldi perché completini là, ma fatti una ceretta prima di presentarti. Guarda, appena tu sei entrato dalle scale mi farei la Merkel, ho detto fa la Merkel. Ma stiamo attenti. Mi farei la volontà, oddio, fa la Merkel. Poi dopo, quando hai cominciato a cantare Loretta mia testimone, ho detto ma in playback, perché hai fatto la voce identica, veramente, guarda, come ti ha fatto non si sa. Scusa, bravi, della loro. Merkel o della Caselli? No, della Caselli. Ah, della Caselli. Cioè, neanche la Merkel fa la Caselli come Agresti. Come lei, perfetto. Un primato. Quindi, comunque, bravo, bravissimo. Grazie. E complimenti a tutti i coach perché... Tranne che all'estetista che Vincenzo non ha fatto un bel lavoro. Sei sempre spiritosissimo. Comunque, a parte complimenti, veramente. Ma avevano detto che ti eri fatto la ceretta, non è no, vero no, allora? No, no, non è vero. Ma ha detto che non è pelosa. Non era vero. Cosa dici? Non si dicono. Sta scherzando, Caterina. Comunque. Devo dire che anche secondo me all'inizio veramente sei stato bravissimo. Poi ogni tanto sembravi mal, il tuo
il periodo era quello, infatti, no? il periodo era quello. Perché sembrava che parlassi, è vero, portato, è bianco e nero che un fondo. Però complimenti, perché il tuo compito era davvero, al di là dello scherzo, molto difficile. Noi, sì. Complimenti, davvero, complimenti. Grazie. Milly. Grazie. Beh, il movimento è diventato quello della fettatrice, perché l'hai fatto così poi alla fine, nel ballo è diventato così. E mi muovevo. Sì, no, però ti muovevi, cioè pur si muove. Io direi che hai fatto un gran lavoro, perché si è sempre un po' su un filo sottile, no? Quando si fa da uomo, si fa una donna, si rischia di essere ridicoli, un po' grotteschi. Invece è incredibile, cioè l'illusione c'era. Poi Caterina, abbi pietà di lui, ti prego Caterina, perdonalo. D'altra parte la canzone dice nessuno mi può giudicare, no? Quindi dai, non giudichiamo. E poi è sempre di Caterina, perdono. Loretta. No, a me Andrea diverte tantissimo, cioè l'ho trovato pieno di ironia e credo che tutti sia divertito, dai. Sì, era divertente, era ganzo fare questo. Ganzo, sì, ha trovato ganzo anche Fabrizio Mainini, insegnanti. Si è divertito anche lui un sacco. No, volevo dirti all'inizio, ma proprio inizio, nessuno, come comincia? Nessuno mi può giudicare. No, all'inizio. La verità. Lì mi sono spaventata. Era partito un po' zoppicante. Poi ti sei ripreso in una maniera incredibile. Caterina, non è uguale a te la voce, intendiamoci, però non ha fatto la voce in falsetto, cosa che fanno tutti gli uomini quando imitano le donne, la cosa più facile, no? Invece no, tu ti sei tenuto la tua, tra virgolette, ho cercato di fare la sua, poi sì, però tenendoti la tua, le tue corde vocali maschili, sì, diciamo. Perché comunque lei ha anche una voce molto sostenuta, soprattutto quando fa il lazzo, se ho sbagliato un altro, lì è molto forte, sì, infatti, no? È dirompente la voce sua, è molto dirompente, e io spero che tu riesca a fare quello che ha fatto Caterina come talent scout, perché ha scoperto dei nomi fantastici, ne dobbiamo tantissimi, dei nostri, da Elisa a Malika Ayane a Bocelli a Mario Pagani. Cioè, Negramaro. Mauro Pagani, Negramaro, cioè una roba fantastica. Metti le gambine, le gambine un po'. Fai una pausa. Che sei venuto a cavallo stasera la Dea? No, allora, è che io ho le gambe tipo Playmobil, capito? Ho incastro, ma sono così di natura, da calciatore, sì, vabbè. Allora, no. Con le tue gambe da calciatore accomodati pure. Mi accompagna? Vai da solo. Dopo quello che hai detto, ci vai da solo, vai. Un saluto.